Bentrovati a tutti, ciao, ciao da Tiziano Bellucci. Questo nostro terzo incontro eh, riguarda l'antroposofia di Rudolstein, la scienza spirituale. Ringrazio voi che siete presenti, ringrazio la Lux che mi ha qualificato come docente, l'Università della conoscenza, Lux, l'Università della conoscenza, e grazie appunto a Anna Tamborini-Torre. A signor Balantini di Focus 3.0, il mistero della vita, e grazie a voi che avete questa costanza, questa piacenza di potermi eh, dedicare del tempo a voi stessi e a me anche per l'ascolto di queste tematiche scientifico-spirituali. Ecco. Il tema di stasera è un tema molto intrigante, anche se ci impegnerà, perché non sarà sicuramente. Un discorso da mercato perché sarà qualcosa di molto profondo. Stasera, noi ci occupiamo della cosiddetta evoluzione planetaria, di come è stato fatto il mondo. Praticamente eh, faremo una rivelazione di quello che Rudolf Steiner dà, perché Rudolf Steiner è un chiaroveggente dotato di organi spirituali. Un chiaroveggente, per chi non lo sapesse, che è vissuto circa 100 anni fa, ma ha fondato molteplici iniziative che sono ancora esistenti, perché nel mondo ovunque vi è antroposofia, vi è nella medicina, nell'arte, nella pedagogia, eh, la filosofia di Steiner si è diffusa veramente ovunque, anche in Italia ci sono tante realtà, io stesso faccio parte della società antroposofica e ho preso, ho sentito questo, questo impulso di farne una divulgazione. Il testo che vedete qua di fianco, anzi di qua, scusate ho sbagliato di qua, questo qui sono poco capace a questo qui è il testo da cui io ho attinto queste conoscenze. Si chiama La scienza occulta nelle sue linee generali. e Grazie ancora a tutti voi che state partecipando. Buonasera a tutti, eh, no, scusate se non vi ho salutato, e stasera non riuscirò anche forse a dedicarmi alle domande perché è un tema questo vastissimo che richiede una grandissima concentrazione. Quindi, semmai e se avete domande da fare le scrivete nei commenti e io nei prossimi giorni eh, cercherò poi di rispondermi anche individualmente oppure anche in modo privato. Ecco. Questo testo, la scienza occulta, è il testo su cui noi ci baseremo per fare il nostro lavoro. Ecco. È un testo che racconta le percezioni spirituali di Rudolf Steiner. Non è una filosofia, non è un punto di vista, non è un'ipotesi, soprattutto non è una teoria perché nella maggior parte dei casi la scienza ci consegna delle teorie, soprattutto riguardo la creazione e il divenire del mondo. Non crediate che la storia del Big Bang, la storia dell'evoluzione della scimmia sia qualcosa di dimostrato. Sono pure teorie e le teorie eh, non sono scienza, cioè sono supposizioni di quanto potrebbe essere possibile che sia accaduto. Secondo un determinato pensiero scientifico. Che siano state fatte delle osservazioni, delle comparazioni, delle associazioni legittime, che siano stati fatti dei grandi lavori, soprattutto da parte di Darwin, che ho molto rispetto, è tutto perfetto, va benissimo. Il problema è m, addurre e postulare queste come verità scientifiche. Non sono verità scientifiche. Scienza è quando io prendo una scimmia e in laboratorio sotto determinate condizioni faccio diventare quella scimmia un uomo. Allora io ho la prova che l'uomo deriva dalla scimmia. Ma se io mi rifaccio a dei, diciamo, a dei ritrovamenti fossili soprattutto che mi parlano di un uomo che deriva da una scimmia oppure mi rifaccio al calcolo radioattivo di ciò che c'è nell'atmosfera, di ciò che c'è nel carbonio 14, ciò che mi avvalgo attraverso l'uranio arricchito. Tutte queste misurazioni vanno a, vado io a fare delle associazioni che forse non sono proprio quelle che corrispondono alla realtà, ma sono mie idee, mie supposizioni. Quindi partiamo col concetto di pensare che l'idea dell'evoluzione, del Big Bang, dell'evoluzione dell'uomo dalla scimmia, sono Teorie, ce le spacciano per scienza, ma non sono scienza. Scienza, come dice Zichicchi, è dimostrare a piacimento, in laboratorio, un fenomeno che si possa riprodurre a comando. Ecco, io vorrei sapere chi è che è in grado di fare comparire dal nulla la materia, quindi la creazione dal nulla, e di fare trasformare l'uomo, eh, di fare provenire l'uomo da una scimmia, purtroppo, e per fortuna ancora nessuno lo fa andiamo adesso a cominciare il nostro lavoro ecco il nostro lavoro, l'evoluzione dell'uomo e del mondo è qualcosa che ci impegna, vedrete che sarà qualcosa che non è poco impegnativo ecco, e vediamo un attimo come possiamo affrontarlo io ho preparato delle immagini che spero siano gradite siano di, di supporto al lavoro che facciamo ecco, questa è un'immagine molto ampia, vedete di quello che è Ovviamente così non si capisce nulla perché voi vedete l'emuria, membra, vedete carbonifero, delle comparazioni che adesso noi eh, cercheremo di affrontare in modo scientifico spirituale. Ecco, torniamo un attimo qui. Allora andiamo a vedere cosa ci dice il lavoro che abbiamo fatto. Prima di tutto facciamoci questa domanda. Come si sono edificati gli involucri umani? Dobbiamo pensare che l'uomo stesso proviene da un passato evolutivo. Perché abbiamo detto come si sono edificati gli involucri? Perché, se ricordate, in un incontro precedente, nel primo, noi abbiamo detto che l'uomo è, è costituito non soltanto di un corpo fisico visibile, ma anche di altri involucri, che sono l'involucro eterico, che gli dà la vita, gli dà la possibilità di essere un essere vivente, l'involucro astrale. Che gli dà la possibilità di essere un, un individuo senziente, di sentire, di avere delle percezioni, e poi è dotato di un Io che è in grado addirittura di porsi delle domande, di vedersi dal di fuori e quindi anche di interrogarsi riguardo la sua natura e anche la sua percezione di se stesso e del mondo. Ecco, ecco questi attributi che noi chiamiamo corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io. Provengono da evoluzioni precedenti. Noi dobbiamo pensare come se questi quattro corpi eh, sono stati edificati e si sono condensati piano piano insieme all'universo. Cioè, l'uomo è figlio dell'universo e soprattutto dobbiamo familiarizzarci, scardinando un po' la nostra provenienza dalla scimmia e da tutto ciò che è casuale, e dobbiamo cercare di familiarizzarci su un concetto vivente. Allora, prima di tutto. Il mondo non si è creato da nulla, no? adesso vedremo, e non si è neanche creato da, dal morto, cioè non è stato qualcosa che prima non esisteva e poi è divenuto. No, noi dobbiamo pensare che all'inizio c'era la vita, c'era lo spirito e dallo spirito piano piano si è come cristallizzata la forma fisica e adesso noi siamo fatti di carne, siamo fatti di, di corpo, mentre all'inizio non c'era il corpo. Vi era soltanto una forma energetica dell'universo, che poi potremmo definire in, con vari modi, vari nomi. Questa forma energetica, oggi va di moda a chiamare, dire energia perché in realtà non prende in ballo nulla, non prende in ballo nessuna religione, nessuna filosofia, l'energia è astratta. Diciamo che c'era una forma di esistenza che non prevedeva, potremmo dire, eh, la forma fisica. Tutto era immateriale. A un certo punto è accaduto che questa materia immateriale, questa sostanza immateriale, si è come cristallizzata. Si è, da puro calore si è addensata in aria e poi da in aria si è addensata in acqua, in vapore, e poi dal vapore si è come cristallizzata in minerale. Il processo dei de, de quattro elementi. I quattro elementi Veniamo dal fuoco e da questo fuoco siamo diventati terra. Ecco, andiamo a vedere. Provo ad aiutarmi ancora con questo PowerPoint. Allora, prima di tutto noi dobbiamo vedere una cosa. Voi vedrete che qua ci sono delle immagini che ci fanno pensare a dei teschi di Scimieschi, no, e direte: no, quello che c'è al centro invece è il, un uomo, è un teschio umano sbagliato. Perché quello è un teschio di uno scimmione appena nato. E questa è già un'indicazione non poco importante, perché ci va a dire, in qualche modo, che lo scimmione bambino appena nato ha qualcosa a che fare con la forma umana. Perché vi dico questo? Perché dentro all'uomo, in realtà, vi è eh, tutto ciò che è derivato dal mondo. Noi potremmo dire che. Non è che l'uomo che è derivato sia evoluto da forme inferiori, ma che tutte le forme inferiori si sono evolute dall'uomo. È un'affermazione terribile, mi rendo conto che non si può sopportare, ma potremmo dire che all'inizio tutto ciò che è stato creato potenzialmente poteva essere uomo. Cioè, esistono le pietre, esistono gli animali, esistono le piante, esistono gli umani, quando noi guardiamo una pietra, quella pietra, quel pavimento poteva essere uomo. Quel gatto, se lo guardiamo negli occhi, poteva diventare un uomo. Quella pianta poteva diventare un uomo. Ci sono tracce di uomo ovunque. Perché vi dico questo? Perché quella sostanza iniziale che è stata come emanata inizialmente aveva una destinazione che era umana. Poi si è differenziata in regni e proprio perché ci è dovuto essere una manifestazione graduale e una base su cui appoggiare l'esistenza si è dovuto formare il regno animale, il regno vegetale e il regno minerale. Ma il tutto, quella sostanza che noi chiameremo, vedrete, antico Saturno o Terra 1, o base primordiale dell'esistenza, era sostanza che viene messa a disposizione come pura creazione umana e da lì viene poi una differenziazione, una, potremmo dire un'estrazione di vari regni, quattro regni, che sono quelli che noi abbiamo sulla terra. Andiamo a vedere, cerchiamo di essere un po' più tangibili. Vedete che qua eh, c'è la formazione degli involucri. Eh, queste sono. È la forma dello sviluppo dell'embrione umano. In realtà, se noi guardiamo l'embrione come si presenta all'inizio, fino più o meno alla dodicesima, tredicesima eh, diciamo settimana, eh, scusate, tredicesimo giorno, e vedete nella forma in cui c'è 13, tutti gli esseri umani hanno quella forma. Ma non solo gli esseri umani, tutti gli esseri animati, cioè tutti gli animali dalla tartaruga al pesce al coccodrillo al, al rinoceronte, hanno una forma che assomiglia a quella umana. Poi all'interno del grembo materno prendono un'altra via e diventano altre forme, scindono, si specializzano in altre forme, ma c'è una forma base che è quella iniziale diciamo dello sviluppo dell'embrione dentro a ogni forma, eh, diciamo, involucro della madre, della specie, c'è un inizio che è uguale per tutti. È come se la forma umana fosse l'archetipo da cui poi devono scaturire tutte le forme. Ovviamente c'è poi una trasformazione, non è che eh, la tartaruga è uguale all'uomo, è molto diversa, però l'inizio dell'embrione, come si manifesta, è simile in tutte le specie. Quindi è come se l'impronta è umana in tutte le specie. Questa è una cosa molto bella, molto interessante, ecco, da approfondire. Ecco, anche noi stasera è talmente grande quello che dobbiamo dire che non ci basterà una sera. Io posso soltanto darvi un'anticipazione, un, un accenno di qualcosa che poi voi andando a leggere in questo testo che vi ho fatto vedere eh, prima, che è questo, la scienza occulta, voi potrete andare a, a valutare, appunto, se è il caso no, di approfondire quello che Bellucci sta dicendo. Ovviamente Bellucci sta parlando a nome di Rudolf Steiner dell'antroposofia, non è Bellucci che si inventa queste cose, eh? che sia ben chiaro. Eh? Torniamo al nostro, alle nostre immagini. Allora, prima di tutto, noi dobbiamo familiarizzarci su un, altro, familiarizzarci su un concetto di questo tipo. Quando noi ci vengono, a, ci, viene a, ci vengono a dire che è stato creato il mondo, noi pensiamo che c'è stato un inizio che non in cui non vi era nulla e comincia a esistere qualcosa. E addirittura che finirà tutto e sparirà tutto nel nulla. Quindi vi è un Big Bang e poi dopo c'è l'evoluzione, tutto in qualche modo si evolve e alla fine viene riassorbito e sparisce. Quindi noi veniamo dal nulla e andiamo nel nulla, ma che bello. Questa è l'idea della scienza, una nascita da un Big Bang e una morte per, per calore, diciamo per distruzione del calore, un annullamento nel calore. Uno potrebbe dire, ma è un grande spreco di energia, tra l'altro questo lo diceva anche Einstein, se tutto fosse così, mamma mia, ma allora tutta questa evoluzione, questa fatica, questo specializzarsi delle forme, di queste forze cosmiche, e che si muovono per un caso, perché poi dopo tutto si deve andare a distruggere. Che senso ha l'evoluzione? Perché la natura è così impegnata in un'evoluzione se poi dopo deve essere tutto distrutto? È vero, uno se lo potrebbe chiedere, uno potrebbe domandarsi anche il perché. Ecco perché. Perché questo si basa su un concetto errato sin dal principio. Noi non proveniamo dal nulla e dal caso, perché già è imbarazzante fare una affermazione del tipo... Viene creato il mondo dal nulla, che dal nulla non si può creare nulla. Va bene? E vedremo anche che cercheremo di capire che non siamo nati dal nulla, perché è già imbarazzante porre delle, delle affermazioni, dei postulati scientifici che dicono che l'universo, per esempio, è infinito e che è iniziato a esistere. Dov'era? Ma intorno a questo universo, a questo Big Bang che c'era? E poi come facciamo a dire che l'universo non ha fine? Ma è un concetto che ci possiamo permettere di pensare a una cosa senza fine? È ovvio che pensiamo che ci debba essere una fine a tutto, per noi il concetto di infinità è qualcosa di spirituale quasi. E la scienza dice una cosa spirituale: che l'universo è infinito? Mm, non ci siamo. E che l'universo ha avuto un inizio? Non ci siamo. Vi dico io subito il perché. Ora allora, noi immaginiamo adesso che l'evoluzione del nostro sistema solare possa essere simbolizzata da queste sette sfere. Provate a immaginare che queste sette palline siano sette tempi, ognuno di qualche miliardo di anni. Allora la fase 1 dura 3 miliardi, la fase 2 3 miliardi. E noi ci troviamo in questo momento nella fase 4, che dura miliardi di anni. Quindi si potrebbe dire che 3 per 7 è 21, 21 miliardi di anni potrebbe essere quanto dura questa evoluzione. Ovviamente è soltanto un calcolo, sono soltanto numeri, non sto dicendo che è così, sono ipotesi. Allora, però voi vedete benissimo che ci sono delle altre forme, delle altre, eh, delle altre sfere. Che vuol dire? Vuol dire che quando finirà il nostro sistema solare sul 7, vedete la sfera 7 viola c'è un'altra evoluzione, comincerà un'altra evoluzione. Noi potremmo dire che tutto quello che è stato prodotto nel nostro sistema solare verrà come riassunto, verrà come concentrato, verrà come sarà come una specie di ispirazione che eh, viene portata e questo andrà come a creare un nuovo mondo. Quindi vedete la futura evoluzione che è conseguente alla nostra. È il prodotto del lavoro che stiamo facendo ora. E se andiamo a vedere al contrario, il nostro 1 verde proviene da un 7 di una passata evoluzione di cui noi non sappiamo nulla. Il nostro Big Bang ipotetico nasce, vedete, scusate che non si vede bene, torno là, nasce eh, dall'1. Ma prima c'era un'altra evoluzione. Così come noi andremo a creare una nuova evoluzione. Quando, andremo, quando sarà compiuta la nostra evoluzione, ci sarà un nuovo reset e quindi un nuovo 1, 2, 3, 4 e così via. Noi, come esseri di questa evoluzione, siamo provenuti da una passata evoluzione. E questo se andiamo indietro possiamo andare all'infinito. Non riusciremo a trovare quando è cominciato il mondo, perché ogni evoluzione è provenuta da un'altra evoluzione. E questo anche per il futuro finirà questa evoluzione e ce ne sarà un'altra. Quindi praticamente c'è un divenire infinito, non c'è un Big Bang, no, c'è un Big Bang a ogni inizio di evoluzione, che è una specie di riassorbimento delle forze che sono state prodotte. Voi vi chiederete ma che senso ha? No, ha senso. Anche noi per esempio inspiriamo ed espiriamo. Quando noi espiriamo buttiamo fuori ciò che il nostro corpo ha elaborato. Quando inspiriamo, prendiamo ciò che l'aria ci offre. Noi potremmo dire che ogni volta che eh, avviene un'evoluzione avviene una specie di espirazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono sette secondi di espirazione, sette momenti di manifestazione dell'evoluzione. Quando inspiriamo, è il momento in cui finisce il sette e c'è una pausa, espiriamo e di nuovo inizia un'altra evoluzione. Gli antichi dicevano che ogni evoluzione, ogni creazione è un respiro di Dio, quindi una, ogni emanazione dura il tempo di miliardi di anni. Dopodiché Dio prende in sé la forza dell'universo, prende in sé quello che è stato elaborato, si nutre di quello che è stato elaborato in queste sette sfere e le riemette per creare un nuovo mondo. Ecco, questi sono pensieri, secondo me, che noi dobbiamo prendere confidenza e familiarizzare, perché non sono poi così assurdi, sono pensieri che eh, provengono dalla saggezza primordiale, dalla chiaroveggenza dei grandi del passato, come Rudolf Steiner, ecco, ovviamente. Ecco, andiamo a vedere di nuovo, continuiamo con il nostro valore. lavoro, speriamo di aver detto qualcosa che sia stato interessante, edificante e costruttivo per voi tutti. Allora, immaginiamo di trovarci nel momento in cui l'essere universale crea il mondo. Non diciamo il Big Bang, se volete potete anche pensarlo, possiamo pensare che il frutto della passata evoluzione, che sono... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si trovino adesso compresse in un punto che noi chiamiamo padre. In quel punto vi è tutto ciò che è accaduto nell'evoluzione precedente. Quindi praticamente noi in questo punto che è padre abbiamo, il padre ha ispirato tutto. Qui dentro c'è tutto quello che è accaduto in miliardi di anni. Cosa accade quando inizia una nuova evoluzione? Accade questo. Accade che il padre emette ovviamente un nuovo respiro, quindi si potrebbe dire, le antiche tradizioni dicono il padre parla e queste onde vibratorie praticamente vanno, questo punto emette un suono, potremmo dire il silenzio si rompe e va in mille pezzi. È come dire che quando si produce un suono, questo è il modo proprio in cui si produce, eh, perché il suono si diffonde proprio in modo propagatorio. Quando noi con un diapaso diamo un colpo, le onde in modo eh, sferoidale si propagano proprio come queste frecce. Quindi il padre si potrebbe dire emette una vibrazione, e la vibrazione, il suono è vibrazione, e tutte queste onde si propagano. Ovviamente, noi dobbiamo pensare, facendo un passo indietro, non l'ho detto scusate. Che questo padre prima deve circoscrivere la sua azione, quindi dispone che intorno vi sia una sfera cava, specchiante potremmo dire, che sarà poi lo spazio dove si andrà a sviluppare l'evoluzione. Quindi tutto ciò che diventerà la galassia, e la galassia per esempio la via Lattea, è contenuto dentro questa sfera, questa sfera vuota diventerà la galassia e adesso noi stiamo creando la galassia. Il padre, ripeto, emette un suono, nelle tradizioni viene detto è Dio disse, questo parlare di Dio, questo suonare di Dio, oppure Thor, nell'antica mitologia logica, che dà una botta col martello, crea una vibrazione, questa vibrazione viene chiamata di solito figlio. Quello che noi anche nella spiritualità chiamiamo la seconda persona della Trinità. La prima è il Padre, la seconda è il figlio. Questa seconda persona, che è il suono emanato, viene chiamato parola. La parola di Dio è il suono di Dio, è la musica di Dio. Questa musica di Dio è l'intenzione che il Padre aveva e ha come realizzato in quel punto che proviene da evoluzioni passate, adesso va fuori attraverso il figlio e vuole creare una nuova evoluzione. E quando il padre, l'universo, vuole creare una nuova evoluzione, questa fa in modo di disporre alla periferia delle schiere che poi saranno le forze che gestiranno l'evoluzione. Quando questo punto si proietta verso la periferia della sfera, e rispecchia cosa succede che compaiono miliardi di punti questi punti che compaiono nella sfera specchiante sono l'immagine del padre è sempre il padre ma sono in realtà sapete che cosa le nostre stelle quello che noi vediamo nella galassia queste stelle non sono nient'altro che il punto del padre che si è emanato si è diffuso si è proiettato attraverso il figlio ed è diventato L'immagine dello Spirito Santo e insieme sono lo zodiaco, la galassia. Non so se questa cosa è una cosa che eh, vi suona o non vi risuona, però questa è, non dico che è una simulazione, è ciò che l'osservazione chiaroveggente ci dice. L'osservazione chiaroveggente ci fa notare che questo movimento, diciamo intenzionale del Padre, che provenendo da una passata evoluzione, si compri comprime il tutto in un punto, dispone un nuovo spazio e poi emette di nuovo la sostanza elaborata in modo che in questo nuovo spazio si vada a creare attraverso il figlio eh, e attraverso le gerarchie, perché quelle stelle che noi chiamiamo eh, scritto spirito in realtà sono le gerarchie spirituali, angeli, arcangeli, arche, tutte le forze che poi concorreranno dalla periferia del cosmo a creare l'uomo, gli animali, perché le stelle che noi vediamo nel cielo in realtà non sono soltanto le stelle, sono le forze che hanno creato tutto, sono le gerarchie spirituali. Quando noi pensiamo agli angeli non dobbiamo pensare a qualcuno di alato, noi dobbiamo pensare a una locazione stellare, planetaria, da cui convergono delle forze che sono le gerarchie spirituali. Le cosiddette entità spirituali abitano sui pianeti, abitano sulle stelle e da quelle posizioni inviano a noi le forze per poterci rigenerare, per poter diventare uomini e agli animali per poter diventare eh, invece animali, ok? Un attimo solo che mi sono perso, ecco, con tutti questi scherzi. Ok, torniamo. Ecco, allora adesso andiamo ad approfondire un altro, un altro punto di vista. Vediamolo, eh. Vedete che ci sono degli alberi, ve li faccio vedere un po' meglio qua. Ci sono sette alberi, qua si vede ancora meglio, Vedete? Ecco, questi sette alberi, vedete che hanno dei simboli che vengono chiamati sigilli. Sono i cosiddetti sigilli planetari e i sigilli planetari hanno a che fare con ciò che Rudolf Steiner chiama la visione occulta di un sistema. Noi prima abbiamo detto che, sapete, c'erano sette fasi, in un'evoluzione si distinguono sette fasi, ecco. E queste sette fasi sono sette momenti in cui la materia eh, si condensa fino a creare una forma e anche a sviluppare uno stato di esistenza e uno stato di coscienza. Vi faccio un esempio. Immaginiamo che eh, ci sia stata una prima fase che noi la vediamo in alto. Qui vedete in alto questa qui, il primo albero in alto, e la possiamo chiamare la fase 1. Steiner la chiama l'antico Saturno, però possiamo chiamarla anche sistema solare 1 chiamiamo la fase 1, che è questo bell'albero, vedete? Questo albero rappresenta praticamente lo sviluppo di un'evoluzione che è costituita, vedete, soprattutto di calore. Ma non voglio entrare adesso nei particolari, lo farò dopo. Questo albero che chiamiamo fase 1 vive e produce dei semi, produce dei frutti e questi frutti producono un seme, vedete che c'è un seme sotto che è il frutto di quell'evoluzione. Cosa succede? Quando finisce l'evoluzione, l'albero si dissecca, sparisce, sparisce, sparisce perché è il frutto dell'evoluzione, però rimane un testimone, rimane il suo seme. Ecco, questo samino che noi d'inverno non lo vediamo, scompare, va sottoterra, quindi va in una locazione che nell'occultismo viene chiamata il sonno cosmico, il, pra il pralaia o notte cosmica, è Praticamente il gestare delle forze che sono vissute nell'albero, nel primo albero, compresse in un punto, un po' come il nostro punto, è come se ci fosse un, ancora un piccolo assorbimento che prende l'evoluzione della fase 1 e la porta dentro a, una, a un piccolo punto. Ecco, il seme è il punto. Cosa succede? Succede che piano piano dal punto nasce un germoglio, si sviluppa, nasce un nuovo albero e entriamo nella fase 2. Ecco qui questa, scusate, no, scusate, questa fase 2 è la fase praticamente non so se riuscite a vedere il mouse, questo praticamente è la fase in cui si sviluppa un'altra evoluzione che chiamiamo fase 2. E qui l'elemento non sarà più il calore, ma si condenserà e il calore diventerà un gas. E qui ci saranno processi che si avviano. La stessa cosa nasce, accade dopo, questa fase 2 si sviluppa, fruttifica, si dissecca, lascia un seme, il secondo seme va a finire sottoterra, viene come riassorbita, nasce una nuova evoluzione e appare una fase 3, dove la sostanza prima si presenta in modo calorico poi in modo gassoso e infine in modo liquido, quindi c'è una sostanza che è più aggregata e più condensata. Dopodiché anche questa frase si spegne, crea un altro seme ed ecco che viene fuori la fase 4, vedete ci sono due simboli, questa fase 4 è proprio la fase materiale in cui calore, aria, acqua arrivano al massima condensazione e troviamo lo stadio della materia fisica. Ecco, in questa fase, che è la fase diciamo terrestre, è la fase in cui noi uomini diventiamo fisici e insieme a noi uomini diventano fisici anche gli animali, anche le piante e ovviamente anche i minerali. Questa fase è la fase 4, ma non è mica finita qui perché eh, vedete che ci sono altri alberi, questa stessa terra a un certo punto. Eh, si comprimerà e noi stessi, come esseri umani, prenderemo un'esistenza. Potremmo dire più eterica. E è ovvio che qui bisogna fare dei salti notevoli con la testa: di spregiudicatezza. Noi eh, siamo evoluti adesso fisicamente, però non è che è finita quella cosa: noi dobbiamo evolverci ancora e ci evolveremo in modo che il nostro corpo prenderà sempre di più una sostanza, una consistenza più morbida più potremmo dire eh, arrivando quasi a uno stato di acquoso, vaporeo e calorico, fino a che non ci sarà più l'uomo fisico, ma in realtà non è che sarà un fantasma, eh? l'uomo non si incarnerà più in un corpo fisico, ma avrà un involucro sottile, fino a quando la Terra completamente arriverà alla fine dell'evoluzione e tutto, compresi noi, verremo come compressi in un seme, e questo seme si riaffiaccerà a una nuova esistente. E nuova esistenza che noi vediamo in questa quinta fase, che si chiama la fase 5, ce ne sarà ancora un'altra, la fase 6 e infine la fase 7. Adesso non mi voglio annoiare raccontandovi tutto, però in ogni fase successiva, nella fase C4 noi siamo fatti di materia. Nella fase 5 saremo fatti massimamente di acqua, aria e calore. Nella fase 6 saremo fatti di aria e calore. E nella fase 7, nell'ultima, saremo solo fatti di calore. Quindi saremo spiriti, puri spiriti. Ma ancora, così come quando, se noi torniamo adesso all'inizio, dove eravamo eh, eh, nella fase, questa qui nella fase, scusate, non riesco a indicarlo, nella fase iniziale. E noi come esseri umani non esistevamo in questa forma, avevamo una coscienza simile alle pietre, poi nella fase 2 avevamo una coscienza simile alle piante, nella fase 3 una coscienza simile agli animali e nella fase 4 una coscienza umana. Quando andremo nella fase 5, che sorpesseremo, non saremo più umani, ma diventeremo angeli. Nella fase 6 saremo arcangeli. Nella fase 7 saremo arcai o principati. Quindi non c'è solo un'evoluzione della forma, capite? Non siamo soltanto evoluti in coscienze eh, inferiori, eh, aspireremo anche a coscienze superiori. Quindi noi siamo destinati, dopo questa evoluzione sulla Terra, a diventare esseri angelici, esseri arcangelici, esseri arcaici. Lo so che questa cosa fa un po' male alla testa, però è qualcosa che noi in qualche modo dobbiamo cercare di assimilare, perché questa è la scienza spirituale di Rudolf Steiner. Andiamo avanti, scusate, ho avuto un attimo di, 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 di concentrazione. Adesso valutiamo quello che accade. Da un altro punto di vista, e questa è una cosa che potete analizzare, leggervi con calma, io cerco di spiegarvi adesso. Ora, la prima fase, ricordate la fase 1, l'evoluzione planetaria è all'inizio e la via lattea, si potrebbe dire il sistema solare, rimaniamo nel sistema solare, rimane in una fase che è soltanto fatta di calore, e l'ambiente spirituale in cui viviamo è soltanto spirituale, appunto. L'uomo, cioè gli esseri che vivono lì e principalmente sono esseri umani che poi si differenziano, come vi ho detto, anche in sostanze e in regni inferiori. In quel momento vi è soltanto una forma che viene data, una sostanza che viene data, che è fatta di calore. Ci sono, vedrete, entità, da dove viene presa voi chiederete questa sostanza, ci sono entità che doneranno una parte di sé, e questa parte di questa entità è la base su cui si creerà tutto il sistema solare. Ecco, questa sostanza viene donata, lo anticipo, e lo stato di quella sostanza è puro calore. Ecco lì possiamo dire che tutto era uomo. Non vi erano altre forme che non fossero uomini, ovviamente, non uomini fisici, poten uomini potenziali. Nella perché lì vi è scritto pietra, ma in realtà non è che l'uomo era una pietra, lo stato di coscienza è paragonabile a quello che adesso ha una pietra. Poi vi è una seconda fase, l'antico Sole, mentre la prima è l'antico Saturno, la seconda pianta è l'antico Sole, qua ricordate il seme eh, di Saturno fa riapparire una nuova pianta, si dilegua l'antica, eh, si chiamano incarnazioni planetarie perché una. Forma evolutiva si sviluppa, muore e da quella morte nasce un seme e quel seme crea una nuova evoluzione. Questa nuova evoluzione noi la chiamiamo in questo caso antico sole qui sulla sinistra. Vedete un solo che eh, forse, faccio un attimo: vedete che c'è eh, l'antico sole. Fase 2: lo stato è di gas, si è, si è condensata. La sostanza non è più solo calore, ma è diventata gas. Lo stato del mondo circostante non è solo spirituale ma è diventato astrale, quindi si è anche lì densificato dal punto di vista dell'ambiente e l'uomo ha una coscienza simile al sonno delle piante. Poi vi è un'altra fase che viene chiamata la fase 3, che è l'antica luna, in cui la sostanza si condensa ulteriormente, lo stato dell'ambiente è eterico e la consistenza della massa poi diventerà umanità, è acqua-vapore. Lo stato di coscienza dell'uomo è simile al mondo animale, quindi di sogno. Ecco che arriviamo finalmente alla fase 4, che è la fase dove, praticamente quella centrale, dove si realizza l'uomo dal punto di vista fisico come lo conosciamo ora e non accade piano piano, adesso se riusciamo faremo vedere che è una cosa che accade piano piano piano. E lo stato materiale. L'uomo ha una coscienza che è quella intellettiva, quella razionale e nasce appunto l'uomo. Poi, se andiamo a vedere, quando la Terra sarà finita, ci sarà una fase 5, Giove futuro viene chiamato. Lo stato dell'ambiente sarà eterico. L'uomo si sarà evoluto e non avrà più un corpo fisico, ma avrà un corpo eterico come base corporea, che potremmo dire di vapore, acqueo, la coscienza sarà immaginativa e l'uomo sarà un angelo. Poi abbiamo, eh, scusate che ho lasciato tirare un po' più dentro perché ecco così, eh, qui abbiamo una fase 6 su Venere in cui l'uomo si solubilizza ancora di più, nel senso che diventa fatto d'aria e eh, ha come organo più basso ha il corpo astrale, quindi non ha ne più neanche il corpo eterico, si è spiritualizzato ancora di più. La sua coscienza si innalza ancora, diventa una coscienza ispirata e l'uomo diventa un arcangelo. E infine abbiamo su Vulcano, la fase 7, l'uomo fatto, l'ambiente è soltanto spirituale, l'uomo è fatto soltanto di calore, l'orto più basso è un io e sviluppa una coscienza intuitiva. È diventato un Arcai. Ecco, un Arcai è un'entità che è pronta per poter entrare a far parte di una nuova evoluzione, di una fase 1 e diventare un creatore. Quindi pensate: noi non siamo destinati soltanto ad andare a scuola, andare al lavoro, sposarci, fare figli, andare in pensione, andare in vacanza. No, noi siamo chiamati a diventare DEI. Cioè, l'evoluzione sta creando tutto questo perché l'umanità possa, come andare in una situazione diciamo, evolutiva tale a portare a diventare un Dio, cioè un Dio capace di sovraintendere, di collaborare, di co-creare insieme alle altre gerarchie per il divenire di un nuovo essere. Eh, noi non lo sappiamo chi sarà il nuovo essere, la nuova evoluzione, non sappiamo nulla, anzi ci, basta, ci deve bastare sapere quello che accade qui. Però così come ci sarà una nuova evoluzione, ce n'è stata una prima di cui non sappiamo nulla. Però noi saremo partecipi e saremo soprattutto collaboratori attivi di un'evoluzione che avverrà appunto fra miliardi di anni. Ecco, spero che di essere stato abbastanza chiaro, ecco, anche se mi rendo conto che sono cose che spiazzano, che sconvolgono, eh. non è una cosa molto non è facile da sopportare. C'era qualcuno che diceva che scusate, ho, ho sbagliato, scusate che sto facendo confusione perché sto toccando i pannelli che uso per, eh, per, 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 per mandare. In realtà non ho una regia, sto facendo tutto da solo, quindi vado a volte anche a fare un po' di confusione. Scusate. Torniamo un attimo fra noi e qui abbiamo un'altra visione di quello che è l'evoluzione, che non, è più, non sono più gli alberelli, ma sono delle sfere. Qui si vede meglio, vedete che ci sono. No, torno qua. Ci sono delle sfere eh, che sono a loro volta suddivise in altre sfere e altre sferette. Questo perché? Per darvi la percezione che ogni evoluzione è composta di sette fasi, cioè ogni fase, antico Saturno per esempio, fase 1, ha in sé sette sottofasi, delle qua quali ogni fase ha una sottoepoca. Quindi praticamente ci sono una fase suddivisa in sette ere e ogni era è suddivisa in sette epoche. Sono 7 per 7, 49. Sono 49 tipi di, di epoche S 49 tempi quindi ogni incarnazione planetaria ogni sfera ogni albero ha 79 tempi eh, scusate 7x7 49 tempi scusate, tutti questi numeri comincio un po' a cioccare perché tutte queste cose non è facile tutte tenerle nella testa vi eh? assicuro si fa un po' fatica quindi come potete vedere si delinea un'evoluzione Fatta di 49 tempi per ognuna fase. Adesso noi, ovviamente, cercheremo di, a lunghi tratti di vedere cosa è accaduto, perché, se non ci viene mal di testa prima, però è qualcosa che ci darà un grande nutrimento, vediamo eh, se riusciamo ad andare avanti. Allora, noi possiamo dire che le entità che hanno costruito l'uomo l'hanno costruito piano piano. Allora su, cominciamo a parlare di nomi occulti. La fase 1 Steiner la chiama Saturno, la fase 2 la chiama Sole, la fase 3 la chiama Antica Luna e la fase terrestre, la prima parte della fase terrestre la chiama Marte, la, fase, la seconda fase la chiama Mercurio, poi c'è Giove e Venere. Comunque occupiamoci un attimo. Sull'antico Saturno, nel nostro antico passato in cui eravamo degli esseri di calore, le entità ci hanno dato quelli che sono i germi perché noi potessimo avere poi sulla Terra un corpo fisico. Sull'antico Sole nella fase 2 ci hanno dato i germi di quello che sarà il corpo della vita, il corpo eterico. Sull'antica luna ci hanno dato i germi per quello che sarà il corpo astrale, il corpo animico sulla Terra. E sulla Terra ci hanno dato un io. Va bene? Vediamo un attimo se riusciamo a proseguire. Io mi rendo conto che molte persone che sentono questa cosa per la prima volta diranno, ma questo da dove viene? Ma io penso che tutti veniamo da un pianeta diverso e io non so dirvi di quale sia il mio pianeta, io so che adesso sono sulla Terra e vi sto parlando di un'evoluzione planetaria che è descritta da Rudolf Steiner nel libro Scienza Occulta. E questa scienza occulta è... E un testo diciamo di base che voi potete trovare di consiglio anzi di, di acquistare, perché tutte queste cose che io ho descritto le ho tratte da lì massivamente. Non solo da lì, sono più di vent'anni che studio questo testo, quindi mi sono fatto una rappresentazione. Andiamo avanti. Qua ci sono i nostri alberelli, vedete, non ci torniamo sopra. Sono più viventi come immagini e cominciamo adesso ad analizzare quello che è accaduto nelle evoluzioni nel, singolarmente. Allora, adesso, scusate, torno un attimo qui, prendiamo in considerazione quello che è accaduto sull'antico Saturno. Vedete l'antico Saturno? L'antico Saturno lo vediamo in alto, l'azzurro, vedete azzurro blu, l antico Saturno, o il primo albero in alto. Ecco, la prima evoluzione, cosa avviene? Avvengono diverse cose. Prima vi è... Un'offerta di sacrificio che viene fatta da entità ci sono delle entità che donano una parte di se stesse eh, affinché l'uomo possa avere un'esistenza, quindi la base eh, potremmo dire, si sviluppa proprio, viene data la base affinché l'uomo possa essere un essere fatto com'è. Quindi lo stadio iniziale dell'uomo è di calore, ci sono Potremmo dire che ci sono degli uomini su Saturno anche a quei tempi, ma non erano umani, erano entità spirituali che poi sono quelli che oggi sono diventate arcai. Ma non vogliamo complicarci le cose, eh? Io le butto lì. Chi conosce l'evoluzione forse capisce di cosa sto parlando, ma qui nasce il tempo, perché prima non esisteva il tempo, proveniamo da un'era un senza tempo e qua tutto è uomo, ecco, possiamo dire così. Andiamo avanti, eh? Dunque, nella prima incarnazione planetaria, eh, che noi chiamiamo antico Saturno, questo sacrificio Saturno dobbiamo immaginarlo come se praticamente ci sono delle entità, e questo accade nel mondo spirituale è così, quando si vuole crescere e si vuole ascendere a un livello di conoscenza superiore, cosa accade? O accade che ci si offre in sacrificio un po' come quando noi ci sposiamo. Quando ci sposiamo ci siamo offerti in sacrificio a nostra moglie o a nostro marito, nel caso siamo una donna. Ecco, questo matrimonio è simbolo di qualcosa che nel mondo spirituale accade, accade sempre. Le entità vogliono unirsi ad altre entità e quindi offrono una parte di sé in sacrificio. Ecco, queste entità, per poter unirsi in matrimonio con i cherubini e i serafini, che sono entità più alte, Rinunciano a una parte di sé e dicono: Questo è il mio regalo nuziale. Quello che io lascio, lo lascio a disposizione del cosmo affinché venga usato per, per una nuova creazione. Siccome nulla si può creare dal nulla, qualcosa deve essere dato da un'altra entità possenti e poi utilizzato come materiale base per creare nuova vita. E queste entità dicono: Io vi amo così tanto che voglio dare una parte di me. Ovviamente, stiamo parlando di entità sconfinate, zodiacali, quindi entità che riescono a donare la sostanza di quello che è l'intera terra, l'intero genere umano, animali, tutto quello che diventerà uomo, viene donato in un gesto di calore e di amore ai troni. Ecco. I troni sono quelle entità che amano così tanto. Dio, la creazione, che sono disposti a rinunciare a una parte di sé per offrirla proprio in sacrificio. E noi potremmo, pensate, noi abbiamo una traccia di questo sacrificio, anche adesso. La temperatura del sangue che noi abbiamo è proprio un residuo di quello che è l'entusiasmo, l'amore che i troni, queste entità, provarono per la divinità. Quindi L'amore si traduce in calore, quel calore che loro hanno dato, quell'amore ardente, quell'entusiasmo ardente di collaborare e di donare, è ancora calore del nostro sangue. Quindi pensate, c'è un eco antico in noi che ci ricorda la nostra origine che possiamo rincacciare nel nostro sangue. Quando, quando noi meditiamo sul calore del sangue, possiamo come ricollegarci a questa antichissima e e, e, e parte dell'umanità di cui noi siamo stati come generati come esseri di calore. Ecco. A quel tempo non esistevano altri regni. Quella sostanza di calore che viene donata è una sostanza che è ancora neutra, è solo calore, però potenzialmente quella sostanza smette di essere di proprietà dei troni ma diventa di proprietà vedrete, del sistema solare diventa massa planetaria e si aggregherà piano piano fino a che eh, poi si creerà l'uomo e gli animali e tutto il resto. Però in realtà quella massa Steiner dice che era potenzialmente uomo, tutto era uomo. E quindi è interessante vederla proprio come uomo. E... Vediamo un attimo se possiamo dire perché ci sono cose che... Ci potremmo soffermare, però mi rendo conto che vi può venire anche mal di testa. Io volevo andare avanti perché sono tante cose che, andiamo, che possiamo ancora dire. Vediamo un attimo ancora. Eh? Ecco, il nostro PowerPoint ci dice, a questo punto, che se noi vogliamo sperimentare qualcosa che sia simile allo stato d'animo, alla coscienza, scusate, che avevamo sull'antico Saturno come uomini di Saturnio, noi dobbiamo cercare di immaginare le forze dell'architettura. Noi dobbiamo come sentire, quando vediamo un'immagine possente architettonica, per esempio come questa, che è, questo è un tempio indiano, sentire che quelle forze che sono all'interno di quella di quella immagine, ma non soltanto quella, anche quando vediamo una piramide, quando vediamo un tempio greco, quando vediamo la cattedrale di Firenze, quando vediamo il Duomo, tutte queste forme architettoniche sono forme che portano con loro in gestazione il sentimento che vive, visse in noi quando stava per essere creato l'universo. Cioè nell'elemento architettonico, nel fare architettura, vi è in realtà la sensazione di creazione dell'antico Saturno. Quindi eh, noi dobbiamo sviluppare immaginazione. Quando siamo di fronte a un'opera architettonica sentire che l'impatto, la sensazione che ci deriva è qualcosa di simile a ciò che noi abbiamo provato quando eravamo uomini Saturni. Ovviamente eravamo uomini di calore, non avevamo niente di adesso, però in noi potremmo dire ancora c'è dorme in noi una sensazione che ha a che fare con la creazione dell'architettura dell'universo. Quindi compariamo l'architettura con il primo giorno della creazione, che viene chiamato appunto in questo caso Saturno. La prima fase, il primo giorno forse può essere un po' equivoco, perché è un'altra cosa il primo giorno. Andiamo avanti. Entriamo adesso nella seconda fase. La seconda fase, torno un attimo e vi faccio vedere qui è quella dell'antico Sole. Ricordate, l'antico Sole ci è stato dato qui il corpo eterico. Vedete il Sole? Il Sole. Ecco. Qui avvengono altre cose. Anche qui ci sono entità che donano qualcosa di loro. Non sono i troni, ma si chiamano chiriote, va bene? Vengono chiamati anche dominazioni o spiriti della saggezza. E queste entità donano anche loro una parte di sé, e questa parte di sé non è più la base archit architettonica, fisica, cioè l'insieme delle forze che andrà a costruire sulla Terra la forma umana. No, donano l'essenza vitale, cioè donano il corpo vitale. Cos'è il corpo vitale? L'abbiamo visto adesso per chi non ha visto la prima puntata, abbiamo detto che è un insieme di forze che rende possibili i processi vitali. Affinché il fegato, il cuore, i polmoni funzionino, serve in noi un organismo della vita. Non è il cervello che ci fa vivere, c'è un organismo vitale che è regolato anche dagli impulsi cerebrali, che interagisce, ma che di sé per sé è un'entità capace di dare la vita. Questa forza vitale, questa forza di salute, potremmo dire, è la forza che ci è stata data, ci è stata come inserita ai tempi dell'antico Sole, dall'entità che qui chiamiamo Chiriotetes. Così come i troni ci hanno donato il le forze archetipiche del corpo fisico attraverso il calore, queste entità cosa fanno? Ci donano un altro corpo che si chiama corpo eterico. Che sulla Terra ci servirà appunto come forza vitale per sviluppo de, di della sana salute, in, della sana costituzione della salute. L'atmosfera ha una mutazione, tende a densificarsi in aria e appare anche l'elemento della luce, perché qui comincia a brillare un elemento che poi sarebbe quello che diventa il sole. Cioè, dalla, mentre prima vi è un buio totale, c'è una specie di situazione come se ci fossero solo delle braccia di calore. Sapete che le braccia non fanno luce, ma c'è solo un, qualcosa di leggermente rosso, si percepisce. Ecco che da quel rosso scaturisce una scintilla e viene la luce, sia sì, la luce, la luce si infiamma e da questa fiamma si forma quello che poi diventerà il sistema solare. Quindi si manifesta la luce. Si esprime la luce, cerchiamo proprio di seguire questo come un'immagine chiaroveggente, non riconducetevi a dei Big Bang fantomatici. Pensate che c'è prima un calore diffuso, solo calore che è il calore d'amore, un abbraccio d'amore. A un certo punto viene, viene con un, qualcuno soffia, potremmo dire: Dio soffia sopra le braccia, ed ecco che le braccia si incendiano e prende forma la fiamma, e questa fiamma emette la luce. Questo è il nascere del Sole e la nascita del Sole nasce dal calore del dono di Saturno. Entro questo dono di Saturnio le entità delle Chiriotetes donano una parte di sé, aggiungono alla creazione Saturnia quella che è il loro corpo eterico. E questo corpo eterico verrà preso poi dalle entità umane e animali e vegetali per fare una vita sulla Terra. Ecco. Vediamo un attimo, eh? qui potremmo dire avvengono delle cose particolari. Il seme che si risveglia a primavera è, è sempre la nostra analogia del fatto che muore Saturno, ma non è che muore, in realtà, dentro al seme è incantato l'antico Saturno che risorge come sole. Quindi, ho, detto, ho descritto, ho cercato di balbettare come è nata la luce e come viene emessa l'aria sul sole. Quindi qua compare una dualità, mentre prima vi è un monismo, vi è soltanto un'entità unica, qua vi è lo spazio, quindi la possibilità di vedere con la luce significa il comparire dello spazio e l'uomo è in, questo, in questa fase una specie di vegetale, ha una coscienza simile a quella che sperimentano le piante. Ci sono qui delle entità che sono gli arcangeli attuali che hanno, sviluppano la loro vita sul Sole. E una cosa importantissima, in questa fase avviene una differenziazione della sostanza umana in sostanza animale. Cosa significa? Voi ricordate che sull'antico Saturno tutto era uomo, va bene? Cosa succede? Succede che quando arriviamo nella seconda fase dell'evoluzione planetaria sul Sole e ci viene donato, viene donato il Corpo eterico da queste entità che sono test. cosa succede? Che una parte di quell'involucro di calore dato dai troni viene compenetrata da un corpo eterico, gli viene data la vita. Ma non tutto. Una parte, potremmo dire, un decimo, un, un ottavo di quella sostanza di calore, viene come elaborata e gli viene incorporata la possibilità di avere la vita. Però la restante parte no. Cioè se, facciamo, se un settimo diciamo, è incorporata, i sei settimi non, non viene incorporata. Ecco, il fatto che venga tenuta da parte sostanza di calore significa che quella sostanza prenderà un'altra destinazione. Mentre in quel settimo si incorpora, potremmo dire, eh, la vita, e qui c'è l'uomo che comincia a essere dotato di un corpo, nella sostanza in cui non c'è ancora invece la vita si genereranno gli animali. Quindi gli animali attuali sono esseri che sono stati tenuti indietro, a cui non è stata incorporata la vita sul Sole, ma verrà incorporata più avanti. Adesso vedremo se riusciremo a capire meglio con gli esempi, perché sono cose molto delicate queste che... Bisogna cercare di capire con una certa conseguenza. Ecco, le forze della scultura, quando noi guardiamo una scultura, quando noi guardiamo la pietà, quando guardiamo eh, la Medusa, quando guardiamo il Perseo o Psiche, quando vediamo una bellissima scultura, noi abbiamo la sensazione che sia la vita come bloccata in una forma. Quella sensazione della vita ferma in una forma. È l'esperienza artistica della scultura. Ecco che la scultura ci porta ai tempi dell'antica luna, scusate, dell'antico sole. Sull'antico dell sole l'uomo Sull percepiva ciò che adesso è scultura. Potremmo anche dire che, così come l'architetto, mentre disegna un progetto, rende vive in lui le forze di Saturno, la memoria di quello che vissu, ha vissuto lui su Saturno e atavicamente nelle sue ossa sono conservate queste esperienze architettoniche di Saturno, Il, lo scultore invece sente dentro i suoi muscoli le forze che, di vita che erano presenti sull'antico Sole e le trasferisce nella scultura, nella sua opera d'arte. Una volta non c'erano i modelli, gli antichi scultori greci modellavano traendo da sé l'esperienza della forma e la trasferivano dentro a un blocco di, di marmo. Andiamo a vedere, andiamo ancora avanti, perché io mi rendo conto che, che non è facile seguire tutto, tutto questo. Eh? Vediamo un attimo cosa ci dice. Ecco, adesso noi adesso entriamo nell'antica luna. ecco L'antica luna è un altro punto della scienza occulta, la terza fase. Ecco, nella terza fase entra in scena un altro tipo di entità, di gerarchie, che sono proprio le gerarchie che, come prima vi sono stati i troni, e poi vi sono state le chiriote, entrano in scena queste che si chiamano dynamis. Sono entità che vengono chiamate anche virtù o spiriti del movimento. Queste entità cosa fanno? Vanno come a inserire loro, le loro intenzioni e inseriscono nella sostanza eh, fisica eterica dell'uomo in formazione quello che noi chiamiamo un corpo astrale. Sì, il corpo astrale deriva proprio da quella che è l'evoluzione lunare. Ecco. Queste entità elaborano e donano una parte di sé come spiriti, diciamo, del movimento affinché nell'uomo vi sia la possibilità di avere delle sensazioni e l'atmosfera si riduce a livello acqueo, quindi il corpo dell'uomo non è più soltanto di aria, ma diventa fatto di acqua. Qui si genera un terzo regno, perché? Perché allora, nell'uomo, nel settimo della sostanza viene incorporato, ricordate, un corpo eterico e adesso un corpo astrale, ma in un altro settimo di sostanza viene, che, eh, viene estratto, viene incorporato qui un corpo eterico. Quindi quello che l'uomo ha ricevuto su il sole è un'altra parte di quella sostanza che prima era uomo che viene adesso vivificata da un corpo eterico. Ecco, quella sostanza, quel secondo settimo che viene però vivificato qua sulla Luna, diventerà il mondo animale e quello che resta diventerà il mondo vegetale. Io a questo punto però vi devo parlare di una cosa molto importante che è accaduta sulla Luna, che è quello che viene chiamato il rifiuto. Cosa vuol dire il rifiuto? Vediamo un attimo se riesco a, a raccontarvelo. Allora, qui sull'antica luna compare, mentre su, su, sulla prima fase vi era il calore, sulla seconda fase vi era la luce, qua compare l'elemento del suono, qua la vibrazione è ovunque. Nelle forme liquide agisce e questa vibrazione crea delle forme. Voi sapete che il potere del suono ha il, il, suono ha il potere di creare forme. Quindi qui c'è una massima attività di creazione. La forma sta cominciando a diventare qualcosa di reale. Ecco. Le dinamis offrono il corpo astrale, le entità degli angeli sperimentano quelli che sono angeli. I nostri angeli custodi furono uomini sull'antica Luna e sperimentano la loro coscienza sulla Luna. Sono tutte cose che mi rendo conto che bisognerebbe approfondire, ma non ce la facciamo, ce la faremo. Ecco che accade una cosa particolare che, che potremmo chiamarla anche l'origine del male, ecco. però per raccontarvela ve la devo raccontare in modo un po' eh, no, non è facile ecco. Dunque noi cerchiamo di pensare adesso che ehm, quando ci sono questi doni che vengono dati eh, vi sono alcuni cherubini che non accolgono il dono fatto da alcuni troni. Ci sono alcune entità che donano se stesse per amore della divinità che si sentono rifiutate nel loro dono. Un cherubino dice: non voglio la tua sostanza, non ti voglio. E quindi il cherubino si, eh, dà un senso come di rifiutare il trono. Il trono si sente rifiutato, il trono offre la sua sostanza e la sostanza rimane lì, aleggia e quindi non c'è possibilità, diciamo, di di poter utilizzare, non viene elaborata, rimane lì. Ovviamente cosa succede a noi quando siamo rifiutati per amore? Ci sentiamo delusi, ci sentiamo incompresi, ci sentiamo amareggiati, ci sentiamo tristi, malinconici, ci sentiamo inutili. Ecco, quella sostanza che il, il trono ha lasciato, che è stata rifiutata, è intesa di questo senso del rifiuto. Ovunque vi è rifiuto, ovunque vi è sostanza, vibra una sensazione di disappunto, di disagio, di imbarazzo, di estraneità, di distacco, di separazione. Uno potrebbe chiedersi ma perché il cherubino ha fatto questo? Povero trono, eh, aveva tutte le buone intenzioni? No, il cherubino ha fatto questo perché ha esercitato una volontà del cosmo. Bisognava creare i presupposti perché potessero adesso nascere le forze del male. Direte come le forze del male, ma le forze del male non sono ribelle, non c'è il diavolo, non c'è Lucifero, non c'è rimane. No, non esistevano ancora in questo momento le forze luciferiche, cominciano a esistere adesso. Com come accade? In questo ambiente spirituale dove immaginiamo che c'è questa sostanza effusa, piena di risentimento, pieno di dispiacere, di dolore per non essere stata attaccata passano di lì degli angeli, no? che erano angeli regolari, e si immergono in questa sostanza. E come si immergono in questa sostanza? Vengono presi da, una se da questa sensazione di separazione, di distacco, di estraneità. Cosa succede? Che questa sensazione dona a loro uno stato di coscienza particolare. Provano un grandissimo distacco mentre prima gli angeli sono fusi col mondo e sono parte dell'organismo cosmico universale quando questi angeli entrano in questa sostanza separata loro stessi si sentono separati ma non perché hanno deciso cominciano a vivere e a avere piacere di stare nella separazione e sviluppano piano piano una coscienza di separazione che è nata dal rifiuto quindi il rifiuto di quel cherubino ha creato delle condizioni affinché altre entità che passavano di lì vengano come adoperate, tra virgolette, per diventare egoiste. Le entità che vivono in quella sostanza di, di, di rifiuto, per natura spontanea, cosa accade? Sentono in sé sviluppare una natura di separazione, di estraneità, non vogliono partecipare all'evoluzione, vogliono stare in questa sostanza che sentono loro, che sentono che li isola, che li, fa, li ha fatti diventare separati, e in questa sostanza si generano proprio quelle entità che noi chiamiamo entità luciferica. le entità luciferiche, le entità sono entità che rimanendo in quella fase non partecipano all'evoluzione perché voglio vivere se stesse in questo ambiente che dava loro un'identità a cui, che piaceva. Loro si afferravano con piacere in, questa, in questo mondo, potremmo dire, eh, eh, che è diventato il regno di Lucifero. E Lucifero e le sue entità derivano proprio da questa separazione, da questo rifiuto dei troni. So che è un mistero grande ed è... E ci si può interrogare come sia possibile questo. Però in realtà il male è stato creato dal bene per essere a servizio del bene. E uno potrebbe dirsi ma perché c'era bisogno? No, c'è bisogno di qualcosa che si contrapponga all'evoluzione. C'era bisogno che comparisse una forza che incentivasse, che maggiorasse, creasse attrito alla forza evolutiva. E questa forza sono le entità luciferiche. Sono forze che tratterranno, faranno da contrappeso e serviranno per fare crescere ancora di più la muscolatura animica spirituale degli uomini. E vedrete che li ritroveremo proprio quando l'uomo nell'Eden verrà tentato da questa entità e verrà tratto non in inganno, verrà tratto nella dimensione materiale perché loro stesse entrando nell'uomo faranno diventare l'uomo come uno di loro. Questo è molto interessante, ecco, vedere la prospettiva della nascita del male in questo modo. È già uno, oltre un'ora che stiamo parlando di questi elementi e mi rendo conto che stiamo cominciando a essere stanchi. Eh. Abbiate ancora pazienza poco, non vi voglio trattenere oltre. Ecco, se noi vogliamo farci una rappresentazione di quello che era lo stato d'animo dell'uomo sull'antica luna, dobbiamo immergerci nell'esperienza pittorica. La pittura, con i suoi colori, con le sue forme, ci fa sentire cosa voleva dire vivere ai tempi del grande rifiuto. Ed è un'epoca malinconica, è un'epoca anche di tristezza forse, perché in realtà lì c'è uno sbocco evolutivo. Che sicuramente è uno sbocco importantissimo, ma che ha creato delle conseguenze molto importanti, molte, molto sofferte anche. Facciamo una sintesi: su Saturno esisteva solo l'uomo, sul Sole una parte viene incorporata nell'uomo, quindi, gli animali sono il secondo regno, sulla Luna esiste l'umano, l'animale e il vegetale, e solo sulla Terra si forma appunto quello che è il regno vegetale. Questi sono i nomi, potremmo dire, delle entità che donano sulla terra un, un altro corpo all'uomo. Vediamo che corpo da questi, brevemente noi forse ne conosciamo soltanto uno che è Jehovah, mentre gli altri sono nomi che forse si conoscono meno. Sono quelle entità che quando arriviamo sulla terra, nella quarta evoluzione, donano anche loro una parte di sé. E questa parte di sé è l'io. L'uomo da quel momento comincia a essere dotato di un io e la terra si densifica, si materializza e prende un aspetto, potremmo dire, fisico-minerale. Ecco. Vediamo un attimo, eh, se riusciamo a descriverlo ancora meglio. No, scusate che non riesco. Ecco. Qui vi è una piccola mappa per farvi vedere un po' qualcosa che prima ho accennato. Voi vedete che. Nella prima fase, a sinistra, vi è l'antico Saturno e qui tutto è uomo, la, la sfera azzurra. A un certo punto, soltanto una, nella fase 2 dell'antico Sole, la, dove c'è la U, viene incorporato un corpo eterico, invece in quella sfera gialla con scritto animali, minerali, non viene incorporato nulla, rimane indietro quella sostanza. Ecco che poi nell'antica Luna, nella fase 3, e viene incorporato un corpo astrale negli uomini nella U, un corpo eterico negli animali nella fase gialla, e viene lasciata senza nulla la parte rossa che saranno i futuri vegetali. Quando ci troviamo sulla Terra, cosa accade? Che la quarta parte, eh, che è quella che diventerà il regno delle pietre, è quella che riporta praticamente nessuna elaborazione. Mentre la parte U viene dato un corpo. Nella parte U, della quarta fase, abbiamo un uomo provvisto di corpo fisico eterico, astrale e io, di animali corpo fisico eterico e astrale, i vegetali corpo fisico e corpo eterico, i minerali hanno solo il corpo fisico e quindi ovviamente abbiamo creato i quattro regni. Vediamo comparire i quattro regni. So che dovete avere molta pazienza. Adesso, per farvi capire dove siamo noi adesso, devo farvi vedere questa mappa. Abbiate ancora pazienza, che vedrete che arriverete. Allora, sopra qui si vedono le evoluzioni planetarie. Vedete l'antico Saturno in alto a sinistra, l'antico Sole, e questa Terra attuale è suddivisa, vedete, a sua volta in quelle sette sfere di cui vi ho parlato prima. Adesso noi non le riusciamo a leggere ancora bene, però queste sette sfere vengono chiamate era polare, iperborea, lemurica, atlantica e ogni era è suddivisa a sua volta in sette epoche. Adesso non so se riesco a mostrarvelo meglio, vediamo eh, se riusciamo. Ecco, anche qui è un'altra rappresentazione, vedete che ci sono le sette epoche. In alto ci sono le sette sfere, che sono le sette grandi ere incarnative. Vedete che la Terra attuale, la 4, è suddivisa in sette momenti che sono l'era le, 1 polare, 2 Iperborea, 3 le Atlantica, postatlantica E sei ere che devono ancora venire, sesta e settima epoca. Se guardate la postatlantica, la numero 5, a sua volta si suddivide. in in sette epoche di cultura, l'epoca indiana, persiana, caldea, romana, quella attuale e il sesto periodo, il settimo periodo, che saranno appunto quelle future. Ecco, lo so che vi spiazza questa cosa, ma noi dobbiamo anche immaginarla in questo modo. Questo è un disegno alla lavagna. Questi numeri che leggete non ci fate caso perché erano numeri che fece in quell'occasione, ma non, non sono gli anni passati. Voi vedete che quando ci troviamo... In questa prima fase eh, praticamente noi, è come se adesso noi contemplassimo, vedete, è Terra attuale, era polari per Lemurica, le andiamo a vedere adesso in questo senso, polari per Lemurica Atlantica. Vedete che la settima era atlantica, cioè 9387 a.C., inizia a materializzarsi. La terra è l'uomo, cioè l'uomo comincia a essere fatto come adesso e vedete che poi ci sono India, Persia, Egitto, ci sono tutte quello che noi possiamo chiamare la vita che si è sviluppata sulla terra. Ecco, noi andremo avanti eh, fino praticamente a un'epoca che è il 7800 d.C., in cui saremo ancora fisici, ma piano piano l'umanità comincerà a prendere una, diciamo, una. Tendenza a non essere fisica, ma cominciando a smaterializzarsi, a comparire in corpi che non saranno più fisici, ma sempre più eterici, e ci sarà potremmo dire una fine diciamo, della sostanza fisica più o meno nel 16.500 d.C., ecco lì: la maggior parte degli uomini che hanno preso, ovviamente, una direzione spirituale non si incarneranno più in un corpo fisico. Però la cosa non finisce qui, perché poi dopo ci sarà un'altra. Ecco, noi potremmo dire approssimativamente che attorno al 35.000 d.C. la terra avrà smesso di essere fisica e sarà diventata eterica. Ecco. Quindi l'uomo non sarà più fatto di, di carne, ma sarà fatto di spirito. Ecco. Qui ci sono elementi che ci parlano di come è fatta l'era. Vedete che la prima era terrestre, cioè la Terra 4, si suddivide in sette epoche, ve lo faccio rivedere. Vedete qua, eh, la Terra attuale, questa sfera verde, si suddivide in sette ere, che sono quelle che, vedete scendere giù, adesso non so se il mouse si vede, questa, questa qua. Ecco, se noi torniamo al nostro, <coughs> nella prima era tutto era ancora un'unità e quindi ripeteva in qualche modo quello che è accaduto nell'era Saturnia. L'era iperborea invece ripete quello che è accaduto nell'era solare. L'era lemurica ripete quello che invece è accaduto nell'era lunare. E infine l'era atlantidea non ripete nulla perché è qualcosa di, di nuovo. L'uomo comincia solo adesso a vivere l'esistenza terrestre senza conseguenze precedenti. Questa che adesso è dividenziata invece, adesso ve la faccio vedere meglio qui: e vedete che c'è l'epoca indiana, persiana, egizia, romana e noi siamo qui nella quinta epoca attuale. Ecco, nella quinta epoca attuale, praticamente, l'uomo vive l'esistenza attuale. E è qui, non so se il mouse, non so se viene riportato, però sì, dovrebbe vedersi, è qua, noi siamo qua, proveniamo dal greci, dagli egizi, dai persiani. Si potrebbe dire che in ogni epoca, L'uomo si reincarna due volte, quindi siamo stati per due volte incarnati nel, nel, nell'epoca indiana, per due volte incarnati nell'epoca persiana e così via. Non è detto eh, che siano, forse ci incarniamo anche più velocemente, però in genere Steiner dice che noi ci incarniamo più o meno due volte in ogni epoca. Voi vedete che alla fine di questa quinta epoca ci sarà una sesta epoca che viene chiamata epoca slava, in cui l'uomo Tenderà a cercare una fratellanza, e nella settima epoca l'uomo andrà e, e in un'epoca in cui ci sarà una separazione e ci sarà una cosiddetta guerra di tutti contro tutti, dei buoni e dei cattivi. L'umanità si separerà, potremmo dire, in una fazione che tende verso lo spirito e una fazione che tende verso la materia. E vi sarà non una guerra nucleare, ma una guerra di maghi bianchi e di maghi neri. Quindi ci sarà uno scontro fra coloro che vogliono andare verso lo spirito, che vogliono portare a compimento le intenzioni dello spirito che sono quelli di essere un angelo dell'amore e della libertà, e altre invece che non le porteranno in fondo perché non vogliono diventare angeli dell'amore e della libertà. Ecco, ecco qui. Eh, è un po' quello che vi ho spiegato tutto, vedete la guerra di tutti contro tutti, eh, più o meno avverrà eh, nel 7800 d.C., quindi c'è ancora un po' di tempo, ma ci stiamo preparando, non potremmo dire che quello che stiamo vivendo adesso non sia già una separazione fra i materialisti e gli spiritualisti. Andiamo avanti, ecco qua ci sono tutte mappe, ecco io mi rendo conto... Di avervi già rintronato abbastanza, nel senso che io non voglio dire, poi c'è, ci sarebbe da entrare in merito e raccontare quello che l'uomo ha fatto durante Atlantide. Noi uomini Atlantidei siamo tutti, abbiamo tutti vissuto nell'epoca di Atlantide un, e abbiamo, siamo vissuti in queste epoche, in queste civiltà, che sono civiltà che sono appartenute ad Atlantide. Poi dopodiché. Siamo entrati dopo Atlantide nelle epoche eh, del cancro, dei gemelli, del toro. Vedete come c'è una mappa, diciamo, di quello che. Nell'epoca paleoindiana, noi, come essere incarnati in quel periodo, in realtà eravamo ancora molto spirituali. Pensate che addirittura l'uomo non capiva che senso aveva il mondo, e vedeva il mondo spirituale ed era ancora collegato e non riusciva a dare un senso alla vita terrestre. Cercava continuamente di ritornare nel mondo spirituale perché la, la, la terra per lui non aveva un senso. Nell'epoca persiana, l'uomo invece diventa più attento ai processi e qui comincia a credere che nella materia non c'è l'illusione, come diceva l'indiano, la Maya. Ma nella materia c'è il male. Il male va combattuto cercando di portarlo verso il bene e questo è già un salto che l'uomo fa di sentire in sé che la materia è il male, non sto dicendo che è un bene. Ai tempi invece dell'epoca egizia l'uomo comincia a avere delle capacità di poter comunicare nel mondo spirituale attraverso delle capacità magiche. Soprattutto attraverso l'astrologia e la divinazione dei defunti si riesce a creare una possibilità di comunicazione, ovviamente non tanto legittima fra il mondo fisico e il mondo spirituale. Qui nascono gli astrologi caldaici ed egizi. Nell'epoca greco-romana invece l'uomo comincia a sentire il bisogno di indagare e di chiedersi della sua origine, quindi nasce la filosofia e il diritto. L'uomo greco-romano è un uomo che vuole cominciare a conoscere, nascono anche tante religioni eh, che lavorano appunto col pensiero, non più soltanto con e la spiritualità, la meditazione, lo yoga, o attraverso la lotta dell'antico persiano o attraverso l'estrologia. Qual l'uomo vuole domandarsi di sé e lo fa attraverso una, una filosofia. Ecco, nell'epoca attuale abbiamo perso completamente qualsiasi concetto religioso e spirituale. Eh, non siamo più schiavi dello spirito come lo era l'indiano, ma siamo schiavi della materia fino al punto di negarlo e siamo in, a un passo per prendere una via verso il basso o verso l'alto. Nell'epoca futura, che comincerà nel 3500, che è letta la via dell'acquario, l'uomo, dicevo, comincerà a avere e a sviluppare un concetto di fraternità. In quella ancora futura americana, dopo il 5700, vi sarà questa guerra di tutti contro tutti e l'umanità prenderà una strada verso l'alto e quella sarà una situazione irreversibile. Potremmo dire che quando la Terra smetterà di essere fisica e entrerà in Giove futuro, ci saranno ancora degli uomini che sono rimasti materiali e purtroppo questi uomini. E, Guarderanno a gli uomini che si sono voluti da un altro punto di vista. Noi, noi coloro che riusciranno a elevarsi ad angeli, eh, cercheranno di redimere gli uomini che sono rimasti collegati con la materia e alcuni verranno portati. Quindi ci sarà una salvazione, ma in realtà questo pianeta che si svilupperà di fianco a Giove, che viene chiamata la Terra perduta, verrà abitato da uomini. Che saranno dominati dalle forze del male, quindi le forze arimaniche saranno coloro sataniche, che saranno quelle che dominano questo mondo che è, sotto, che è caduto. Ecco. Mentre ci saranno angeli dell'amore e della libertà che vivranno in questo Giove futuro e si, e si reincarneranno poi come spiriti in Venere futuro e fino ad arrivare a Vulcano futuro. Ecco. Ecco, io adesso non vorrei continuare. Vorrei dirvi che abbiamo fatto un gran bel lavoro e, e sicuramente abbiamo fatto una panoramica che ci ha stordito, è qualcosa che ci ha eh, reso forse più consapevoli. Io vi invito a leggere questo testo, La scienza occulta nelle sue linee generali, e ovviamente non c'è il tempo per le domande, sarebbe inutile adesso fare delle domande perché verrebbero fuori delle domande abissali. Vi ho trattenuto tanto, non voglio trattenervi ancora. Io vi invito a scrivere nei commenti delle domande che io vi assicuro che cercherò di rispondere per quanto mi è possibile poi in un secondo momento. Io ringrazio ancora la Lux, ringrazio ancora Anna. Tamburini Torre, Enrico Ballantini, Focus 3.0. Ringrazio voi che avete avuto questa grandissima pazienza, questa grande tolleranza nei confronti di questo individuo che vi ha parlato di cose assurde, ma non proprio così assurde, soltanto cose scomode per la vostra mente e io vi invito al prossimo incontro. Vi ricordo sempre che su Focus ho un'attività che si dedica in questo periodo al Vangelo di Giovanni. Che viene fatto ogni sera e in, vi invito a visitare il mio sito che il sito è unicornos.com unicornos.com dove trovate tantissimo materiale tantissime conferenze che ho fatto nel passato ormai stanno diventando centinaia e centinaia che sono scaricabili e ci sono dei corsi che si possono fare da casa e io vi invito a conoscerla scienza dello spirito perché la scienza dello Spirito cambierà la vostra vita, la scienza dello Spirito c'è come aiuto, come supporto in tutti i momenti della vita. Grazie ancora Lux, grazie ancora Anna, grazie ancora Enrico, grazie a voi, alla vostra pazienza, alla vostra dedizione, e grazie di esserci e grazie di continuare a seguire. Va bene? A presto, al prossimo incontro! Eh? Va bene? Arrivederci.